Elena Frimini e sono psicologa e in questo video di oggi ti parlo della resilienza in famiglia. Cosa vuol dire? La resilienza, te ne ho parlato nel video precedente, la capacità di affrontare i traumi in maniera efficace senza farsene travolgere. Come si può coltivare in famiglia? Innanzitutto partendo dalla resilienza degli adulti, perché in questo momento che abbiamo appena attraversato, in cui veramente siamo stati sottoposti tutti quanti a un forte stress, è importante innanzitutto partire dalla propria capacità di affrontare questo stress come persone, per se stesse, ma poi come persone che si occupano di qualcuno che è dipendente da noi, in questo caso i bambini. Quindi come genitori o come adulti che si occupano di bambini è importante sviluppare un senso di resilienza interno e come farlo te l'ho suggerito nel video precedente, quindi aumentando il tuo senso di flessibilità e di solidità. E nel momento e solo in quel momento, quando si ha un sufficiente senso interiore di resilienza, di capacità di essere resilienti, di attitudine alla resilienza, allora si avrà la capacità di gestire anche questa peculiarità nei bambini, che di per sé partono con una caratteristica fondamentale che è quella della flessibilità naturale che è propria dei bambini, che noi adulti ogni tanto dobbiamo recuperare e dobbiamo ricordare. E questa è una grandissima risorsa. Loro più di tutti si sanno adattare alle situazioni, ma questa capacità va contenuta e va gestita, proprio contenute in senso fisico. Il classico esempio da un punto di vista psicologico del contenimento è proprio l'abbraccio che contiene e l'abbraccio che rassicura. È importante rassicurare i bambini in situazioni di stress e di trauma come quelli che abbiamo vissuto adesso. Dare loro un posto fisico di sicurezza. Ad esempio in casa può essere il nido, io lo chiamo così, ma veramente è un nido, un angolo a loro dedicato che si costruisce insieme e questo può valere per i bambini piccolissimi come anche i più grandi. Un angolo in cui mettere degli oggetti rassicuranti che si può decorare con dei disegni e dei simboli che aiutino il bambino a mantenere la presenza dell'adulto anche quando l'adulto non c'è, quindi che gli permettano di avere quell'autonomia mentale di non richiedere costantemente la presenza dell'adulto vicino, perché questa cosa costruita insieme all'adulto è un messaggio che dice al bambino che l'adulto comunque è presente, anche in senso figurato, e aiutarli anche a sviluppare la flessibilità in senso funzionale, perché i bambini quando si abituano a delle situazioni fanno fatica a disabituarsi a quelle situazioni lì, quindi si saranno create delle routine in questo periodo qua che possono essere modificate un po' alla volta, in modo da aiutarli ad andare verso un'altra e una diversa routine. Quindi ad esempio può essere una colazione fatta in una maniera diversa, con degli ingredienti diversi o in un posto diverso della casa. Piccole cose che però aiutano ad affrontare le grandi cose e le grandi prove. E un'altra cosa che si può fare con i bambini e che si deve fare con i bambini è coltivare la speranza. Questi arcobaleni che abbiamo visto dipinti in giro vanno benissimo perché è importante dare un messaggio di speranza ai bambini, perché se non gli si dà a loro questo messaggio, sarà molto dura portarli verso un futuro che per primi noi non sappiamo come sarà, ma è importante dire che andrà tutto bene. Quindi questa cosa veramente va coltivata con fiducia innanzitutto da parte nostra. Spero con questo video di essere stata utile e ti ringrazio per l'attenzione e buona resilienza a te e ai bambini con cui avrai a che fare. Ciao!